Allora, sentiamo il riassunto Quirinali, colonnello Minniti ci dirà qualcosa. Bene. Ce ne faremo una ragione. Scusi, Andiamo, almeno. subito, vai. Mi dai da lei? L'altro ieri mi ha dato il tubo. Ora devo sentire le cose importanti, poi quando arriva via scherzi. Si prendono sul serio. Sì, però non lo dite a Viola, eh? No. Hanno già detto le cose più importanti. Ora si è detto solo tu. Ci sei? Inizia voi che fate la ripresa. Allora, buonasera. Buonasera. Ecco, Quindi c'è non c'è il sole. Ma mi viene tutto scuro. Ecco. Mettiti osso. Ecco. Perché andate al mare? Vai. Magari. Ci faccio un resoconto generale. Mi faccio un resoconto. Buonasera a tutti. Siamo al termine di questo protocollo. Abbiamo visto tanti cavalli, tanti esordienti, come già sapevamo alle previsite di marzo, e qualità ce n'è, i cavalli ce ne sono, i fantini si sono addestrati anche per conoscerli. È chiaro che non sono solo questi gli impegni in cui lavorano i cavalli. E quindi, tutto sommato, penso di essere soddisfatto, insomma, per quanto mi riguarda, penso che lo possano essere tutti. Hanno messo serio impegno come avevate chiesto Sì, durante la sì, sì. stagione? Devo dire di sì, la maggior parte ha impegnato i cavalli, diciamo, le star, tra virgolette, forse un po' meno, soprattutto anche per preservare i cavalli che hanno già una buona esperienza, però devo dire di sì, insomma. I cavalli più esperti, tale e quale, Remorex, come li avete visti in questo percorso? I cavalli stanno bene, devo dire in linea generale, non me ne vogliate, non è che ricordo in particolare qualcuno, però non mi sembra di aver visto cavalli fuori condizione, sono tutti ben allenati, ben preparati, ma anche morfologicamente sono ben tutti muscolati, quindi insomma. Solo 25 a conti fatti non hanno terminato il protocollo. È un numero che avete voi, io non ce l'ho. Datemi il tempo Ma io di vado, sto guardando. datemi il Sbaglia tempo uno. di sentire il comune che farà i giusti conteggi. Non è male. Parliamo anche di quello che è stato il percorso di controllo dei cavalli ad ogni corsa, ad ogni appuntamento di addestramento. È stato fatto un prelievo di sangue ad ogni corsa, ad ogni riunione di corse. Come funzionava questo screening che avete fatto sui prelievi del sangue? No, E che tipo di doping o ELISA veniva fatto? è stata effettuata solo in una giornata di corse, chiaramente diciamo, decisa in maniera estemporanea per non dare adito a possibili preparazioni. E a tutti, è stato estratto un cavallo per ogni batteria e chiaramente viene testato il sangue sulle principali sostanze farmacologiche che non possono essere utilizzate. Quindi viene mandato al laboratorio di Pisa oppure al laboratorio antidoping di Relato? No, laboratorio di Pisa, che io sappia. Noi ci occupiamo del prelievo, poi è il comune che spedisce, dopo aver sigillato i campioni, e lo invia al laboratorio. È stato appena rinviato il DPCM che avrebbe dovuto sostituire l'ordinanza Martini, quindi ancora 6 mesi di tempo, perché il governo, insomma i ministeri decidano come metterlo a punto. Ci sarà anche la possibilità per Siena, da parte di voi Commissione Veterinaria, di dare un supporto attraverso il sindaco, il comune. Ma dunque il fatto che sia stato rinviato era ipotizzabile, non era scontato, ma era ipotizzabile per il fatto che già dovendo entrare in vigore a metà anno, molti pali, molte manifestazioni popolari erano state già corse, quindi non penso ci fosse la preoccupazione fosse quella di dare due pesi e due misure. Ora, sicuramente gli attori principali come Siena e il Comune interverranno e sono già, penso, intervenuti nella stesura, o nella correzione della bozza di questo DPCM. Senta, un suo giudizio sui cavalli più giovani, insomma, stanno imparando, si stanno adattando a questo contesto?
come ho detto prima, tanti cavalli giovani, tanti esordienti, tanti bei soggetti, sì, devo dire, cavalli che cominciano a conoscere il canape, cominciano a conoscere la pista, chi è più tranquillo, chi è più agitato, ma ce l'aspettavamo. Per via via abbiamo visto cavalli che, nonostante il lungo percorso d'addestramento, non hanno trovato il modo di adeguarsi o adattarsi a questo tipo di corse. Su quelli ci sarà un giudizio da parte vostra, o li inserirete tutti comunque nelle prove di notte dopo le previsite? No, il pensiero mio, e compenso sia l'intendimento, è quello di portare avanti i cavalli il più possibile. È chiaro che se abbiamo individuato dei cavalli non sono completamente idonei per questo tipo di corse, non li porteremo avanti. Io volevo chiedere se i criteri che seguirete quest'anno sono più rigidi in qualche modo rispetto allo scorso anno, se sarete più selettivi. Ma più rigidi, più selettivi, noi mettiamo in campo tutta la nostra professionalità, quindi faremo soprattutto a livello di visite che verranno effettuate a fine giugno, cercheremo di essere più professionali, cercheremo di capire se il cavallo è idoneo a correre 10 giorni dopo o meno, questo sicuramente. Nulla di nuovo. Più selettivi non mi sento di dire, insomma, penso, come abbiamo lavorato l'anno scorso, abbiamo lavorato bene, penso continueremo su questa strada. Quindi un finale positivo, possiamo dire. Assolutamente sì. Bene, ma diciamo che è un inizio positivo. Vabbè, certo. Grazie.